La ringrazio Presidente. L'onorevole Brescia ha da poco detto, Presidente, che sono loro contro il resto del mondo. Ecco, noi non aspiriamo a tanto. Sappiamo che questa è l'idea che i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno di se stessi, una barriera contro il male. Ma veda, Presidente, ogni falsità è una maschera e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre con un po' di attenzione a distinguerla dal volto. Così rispondeva Alexandre Dumas a chi gli chiedeva cosa fosse per lui l'ipocrisia. Non vi dispiacerà, spero, colleghi, Presidenza della Camera e signori del Governo, se prendo le mosse da qui. Osserviamo la maschera, sì, è ben fatta, questo lo si può ammettere senza fatica, signor Presidente, dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Chi non è d'accordo sulla riduzione dei costi della politica? Chi non lo è sul taglio a spese eccessive, a sprechi e inefficienze, su questo piano come su tanti altri della vita politica? Quanti tra i vostri elettori, colleghi del Movimento 5 Stelle, o forse oltre i vostri elettori, io preferisco chiamarli cittadini, non sarebbero d'accordo a dire aboliamo tutto, prima gli stipendi e poi magari però anche i parlamentari, i consiglieri regionali, i comunali, come è già successo nella storia? Tanto è tutto diretto dalle banche, direbbero, signor Presidente, i nostri colleghi, è tutto diretto da JP Morgan, questo nome che allude a tanti complotti, come dite voi. Tanto Fiano, la Renzi, la Morani, la Boschi, Rosato, sono qui perché sono prezzolati, sono venduti. Perché dobbiamo ancora pagarli? Tanto sono tutti colpevoli, basta il sospetto. Anzi, mi permetta di salutare qui con grande felicità l'assoluzione della nostra amica e compagna Raffaella Paita in Liguria, o quella di De Luca in Campania, o quella di Penati a Milano che tanto avete irriso in quest'Aula, tanto per dirne una. Tanto è tutto un complotto, signor Presidente, per i colleghi del Movimento 5 Stelle. La P2, la Merkel, l'Obama, l'allunaggio sulla Luna, le scie chimiche, è tutto un complotto. Tanto arriviamo noi, dicono, signor Presidente e colleghi, apriremo tutto come l'apriscatole, come d'incanto risolveremo tutto. Ogni complotto sarà disvelato, ogni origine dei problemi che attanagliano gli italiani sarà risolto, ogni arcano disegno sconfitto, un po' come in Star Wars. E infatti noi lo vediamo bene, che nelle città che governano i nostri colleghi, anche da pochi mesi o di più, è tutto pulito, come d'incanto. Ogni mezzo pubblico arriva in orario, ogni bilancio è risanato, ogni opera pubblica marcia come mai prima, ogni assessore è confermato, anche più di una volta, ed è al di sopra di ogni sospetto. Basta sconfiggere l'impero del male. La colpa è sempre di altri. Il popolo è il bene, la politica è il male, dice il comico dall'alto del ponte del suo yacht. Lo stanno dicendo molti partiti politici in Europa. I neofascisti di Willings in Olanda, il partito postfascista della Le Pen in Francia, il partito neonazista di Alba Dorata in Grecia, il nuovo partito AfD in Germania, usano esattamente questi medesimi argomenti. Non per dire che i colleghi siano neofascisti e neonazisti, parlo degli argomenti. Questa è la vostra somma ideologia, fare governare il paese dalla pancia. Dare un pasto a coloro che conosciamo bene anche noi, e sono tanti, e sono 8 milioni, come ha detto il collega, che sono sotto o appena sopra la soglia di povertà, o che non hanno un lavoro, o che non lo trovano, che hanno pensioni minime o insufficienti, o che non ce l'hanno. Dire loro che la soluzione è dietro l'angolo. Basta colpire la politica, spogliarla, perché poi arrivate voi, gli ex cittadini, ora deputati. Basta colpire la politica, o forse, a giudicare dai mesi in cui vi abbiamo osservato qua dentro, utilizzare la politica. Lo hanno già detto i miei colleghi del Partito Democratico, è utile ed anche ammirevole che il Movimento 5 Stelle abbia messo in maniera trasparente su web il tema dei rendiconti. Perché funziona così il sistema che loro immaginano. Dimezziamo l'indennità e poi facciamo come diciamo noi. I rimborsi spese, le diarie si possono utilizzare tutti, fino a 10, magari in alcuni mesi 12.000 euro. Basta che tu dica che le hai utilizzate per qualcosa. Basta che, per esempio, oltre ai rimborsi di viaggio che noi già abbiamo con i biglietti gratis, per 3 mesi di seguito tu metta 3.223,70 euro. La stessa cifra identica. Usato un algoritmo per beccare sul sito di Trenitalia o dell'Alitalia quel giorno che il biglietto per 3 mesi consecutivi costava esattamente la stessa cifra per 30 volte al mese e loro le restituiscono tutta la cifra. E in questo modo, altri colleghi hanno fatto molti esempi che non devo rifare, non c'è più nulla da restituire. Rimane l'indennità dalla quale loro tolgono non la metà, 1.700 euro, ma i soldi che servono per rimborsi la diaria non devono restituirli perché per fare in modo da non restituirli utilizzano delle voci di rimborso che nessuno controlla.
E infatti in molti di loro le restituzioni sono diminuite dal 2013 a oggi. C'è un sito che analizza il sito del Movimento 5 Stelle e fa vedere la curva delle restituzioni che si sta abbassando. Oh, non è illegittimo e non stanno commettendo nessun ladrocinio, è un sistema non di spoliazione della politica, di utilizzo della politica. Io faccio vedere che sono virtuoso sull'indennità e poi rendi conti, a prescindere dall'attività politica, me li utilizzo tutti. Con noi, sui risparmi, con chi si sta adoperando concretamente per questo e non da oggi, si sfonda una porta aperta. Loro rivendicano a ragione che i 18 milioni di restituzione che hanno portato allo Stato hanno prodotto, mi pare di aver sentito, l'aiuto a 3.000 imprese o 6.000 posti di lavoro. Nel 2012, nel 2002 in questa Camera, con la legge 156 del 26 luglio, il costo totale del finanziamento ai partiti, che valeva sia sulla legislatura in corso che quella precedente, era arrivato a 468 milioni, che questo partito l'anno prossimo porta a zero. Sapete quante imprese aiuteremo noi, altro che con 18 milioni, con 470 milioni di finanziamento ai partiti che abbiamo fatto azzerare noi, si rivolga non a me. Voi, grazie. Signor Presidente, noi e non il Movimento 5 Stelle, 470 milioni abbiamo azzerato di finanziamento pubblico massimo. E vorrei anche dire che nell'istituzione nella quale ci troviamo tutti noi, pensando solo al fatto che nel 2016 la Camera restituirà al bilancio dello Stato 47 milioni di euro e che complessivamente in questa legislatura sono stati risparmiati solo per la Camera quasi 300 milioni di euro, altro che 18 milioni, cifre senza precedenti, noi pensiamo di avere contribuito molto al taglio dei costi della politica.